Il marciapiede è una parte della strada riservata ai veicoli in sosta, ma vietata ai pedoni. La risposta corretta è falso. Infatti, il marciapiede è una parte della strada riservata ai pedoni. L'attraversamento pedonale è una parte della strada in cui i veicoli debbono dare la precedenza ai pedoni che attraversano. La risposta corretta è vero. Il codice della strada impone infatti di arrestarsi per dare la precedenza ai pedoni che stanno attraversando o che stanno per attraversare. L'attraversamento pedonale è una parte della strada dipinta con strisce bianche per l'attraversamento dei pedoni. La risposta corretta è vero. La figura in alto a destra mostra la rappresentazione che si trova nei quiz. Nelle aree pedonali possono passare tutti i veicoli sprovvisti di motore. La risposta corretta è falso. Il salvagente può essere segnalato con colonnine luminose e luci semaforiche gialle lampeggianti. La risposta corretta è vero. Nelle aree pedonali possono passare i veicoli in servizio di polizia con sirena e con luce lampeggiante blu in funzione. La risposta corretta è vero. Una zona a traffico limitato è un'area nella quale è permesso solo il transito di ciclomotori e biciclette. La risposta corretta è falso. Le eccezioni sono riportate nel pannello integrativo del segnale. Il marciapiede è una parte della strada vietata alla circolazione dei ciclomotori. Le La risposta corretta è vero. Infatti, i ciclomotori devono circolare sulla carreggiata. L'attraversamento pedonale è una parte della strada dipinta con strisce blu. La risposta corretta è falso. Non lasciatevi ingannare dal fatto che a volte il fondo su cui sono dipinte le strisce pedonali può essere di colore blu o azzurro. L'attraversamento pedonale è una parte della strada destinata al transito dei pedoni che attraversano. La risposta corretta è vero.
Ricordiamoci che per dare la precedenza ai pedoni che stanno attraversando o stanno per attraversare, bisogna obbligatoriamente fermarsi.